un po' di colori caldi per questo incarnato che mi sto inventando. Troppo ricco. Vediamo un po', ci vorrà poi Siena, lo vediamo. Vediamo un po' di gambe, devo vedere un po' di gambe perché devo finirlo dandogli un poco 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 di colore senza strafare. Poi lo andiamo verso il verde. Troppo. Facciamo. Di nuovo troppo. Ammazza quanto colora sto verde. Ci mettiamo un po' d'ombra. E ci mettiamo anche del nero praticamente. Eccolo qua. Oddio, non vedo l'ora di finire questo quadro, così lo consegno e non ci penso più. Perché mi hanno dato questa foto assurda, guardate com'è, è una foto antica, vecchia, secondo me fotografata e rifotografata. Ok. E adesso dobbiamo dare un po' di calore. Ci metto più a fare la tavolozza che a. Ci metto più a fare la tavolozza che a fare, che a dipingere. Che sono meticolosissimo. In realtà perché ho paura di toccare. Sapete che ogni volta che vado. Ecco qua. Ogni volta che sto per. Questo va girato così. Ecco. Sto per cominciare, c'ho il terrore. Si chiude qua, ok. Bello quel lavoro che hai fatto, dinamico. È uno scimmiotto, mi ricorda dei disegni di Manara. Cioè, Manara aveva fatto tutto un fumetto, non so se lo sì, immagino che lo conosci. Aveva fatto un bellissimo, anzi forse l'unica cosa veramente bella che ha fatto Manara. Che era tutta una leggenda sullo scimmiotto, era stupendo. Una storia del nel 68 aveva fatto questa cosa splendida, mi piace molto. Manara lo conosci? Conosci Manara? Immagino di sì. Cioè me lo ricorda solo, non è che ha niente a che vedere. Anche perché poi Manara a me. Un po' mi annoia. Chi è Manara? sono cose da boomer, come dite voi, non puoi sapere. È un disegnatore. Cercalo, lo trovi sicuramente roba. Troppo forte. Il fatto è che io sto cercando di inventarmi. Qua già meglio. Qua ci sta. Sto cercando di inventarmi un incarnato del quale non ho dati. Quindi, boh. Non so neanche perché lo sto facendo questa cosa. Potrei dire è finito. No. Qui lo scaldiamo un po'. Cercalo Manara Scimmiotto. È una storia bella, lo scimmiotto giapponese. È cinese, no? Che la scimmia è una divinità cinese. Immagino che anche tu hai fatto.
hai fatto quel... Ti starai riferendo a quello, no? Oppure è una pura invenzione? Se è una pura invenzione, hai fatto, come dire, hai fatto una citazione senza saperlo.